sarebbe una cosa, se è possibile farla nei costi, utile, perché se non altro adesso con tutta questa siccità non abbiamo acqua, tra un po' ci chiudono tutti i rubinetti, sinceramente progettare, ma concretizzare, cioè non soltanto parlare, basta. Cioè. Recentemente ho letto un articolo che diceva che un'azienda proprio di Genova li produce per Israele, non so dove, per cui potrebbe benissimo essere una buona occasione, però non so costi, non so, ecco, interessi vari, ma se un'azienda italiana la produce per l'estero, è plausibile l'idea che sia fatta anche qua, ecco. Semplicemente quello, poi ci sono abbastanza da profano, ecco, non saprei. Io ne so poco, però un mio amico è uno che ha lavorato per parecchi anni, diciamo così, nelle, come si dice, nelle condotte negli oleodotti. E mi ha detto che, vabbè, che l'idea sia buona, chiaramente in linea di principio ci piace, però lui mi dice che ci sono dei grossi problemi tecnici, nel senso che dal suo punto di vista, lui ha parlato come tecnico, la linea di conduzione non avrebbe pompe a sufficienza. Io non so nulla, però mi ha figurato una cosa enorme, diciamo che ci vorrebbero delle pompe enormi, poi non lo so. Dare l'acqua in pianura padana. L'acqua in pianura padana, sì. Si parlava di utilizzare quelle preesistenti, quelle che esistono già. Sì, però dice che lui parlava proprio di una preesistente, diceva che dal suo punto di vista non sono sufficienti queste pompe. Io sarei molto d'accordo, è stata un'ottima idea da parte del sindaco Bucci, eventualmente ce ne fosse bisogno, abbiamo perlomeno una tecnologia a portata di mano che ci aiuta. In tempo di crisi, soprattutto la prospettiva che la cosa potrebbe anche peggiorare non mi sembra male come idea, anzi. Sicuramente potrebbe essere una fonte, diciamo, utilizzabile proprio per portare a un risparmio di quello che può essere la spesa pubblica oggi, quindi diciamo della popolazione in generale. E come sempre, se queste fonti di energia vengono utilizzate in maniera consapevole. Quello sì, speriamo. È un'idea valida, sicuramente è l'ennesima cosa, comunque che amplia un po' la visione di Genova, perché vedo che stanno facendo tanti progetti nuovi, importanti, quindi purtroppo a Genova c'è sempre il problema degli spazi, di dove trovare il posto, dove mettere, eccetera. E probabilmente, ora nella mia testa, mi viene in mente giusto il fatto che già Cornigliano obiettivamente è un quartiere che è già stracongestionato tra comunque le acciaierie e immagino comunque sarà una struttura importante anche a impatto visivo eccetera, quindi l'unica perplessità è quella, anche se poi su Genova o si sfrutta il lato costiero mare o se no obiettivamente siamo fermi. Si tratta di appunto una soluzione in parte di emergenza perché non fa tornare l'acqua nel Po e comunque con un grosso peso, perché si tratta di un tipo di stabilimento che consuma molte energie. Quindi ferme restando queste cose qua, ritiene insomma che basti di per sé stessa come sistema oppure richieda in maniera complementare un'attenzione nel consumo delle risorse? Sì, certamente il consumo delle risorse chiaramente è in primo diciamo così, è la prima cosa. E poi abbiamo una tecnologia che ci aiuta, utilizziamola. Cambiamento climatico, sono due parole che non uso mai perché alla quale non credo assolutamente, e sicuramente sì, la rete idrica è un colabrodo, sicuro, però anche lì valutare i costi per rifare la rete o mettere gli installatori, quello, ripeto, non posso stabilirli, ma gli stabilimenti che possono, poi secondo me, anche se consumano tanto, devono avere una bella resa, secondo me, così a idea. Beh, tanto è importante che ci sia una giunta comunale che abbia, insomma, visione futuristica, quindi, direi che valutando i pro e i contro può essere un progetto interessante. Io ritengo che sia una linea di condotta necessaria nel tempo, perché vedo che i grandi paesi del bacino del Mediterraneo lo stanno facendo un po' tutti. Sto pensando ad Israele, adesso mi sta venendo in mente loro, no? Che hanno dei grossissimi problemi.
E si tratta di partire per fare anche quell'esperienza sufficiente per vedere poi i pro e i contro, perché finché non fai l'esperienza non riesci a far nulla. Siamo pieni di difetti come umani e continueremo ad averne. Sicuramente continueremo a sprecare, perché è insito nella nostra natura umana, insomma, anche se è giusto fare un lavoro di sensibilizzazione, formazione, informazione anche per evitarli, però gli sprechi ci saranno sempre.